Studio 3 con sempre questo venerdì 21 giugno 2013. Abbiamo interrotto la canzone, ma non l'abbiamo interrotta perché poi la riascolteremo chiaramente, per parlare immediatamente con Marco degli Studio 3. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Tutto bene, grazie Marco. Tu come stai? Finalmente? Molto bene, grazie. Senti, intanto complimenti a voi per questo nuovo singolo dal titolo Sempre, che anticipa il vostro settimo disco che uscirà quest'inverno. Si prepara quindi un'estate ricca di lavoro per voi, eh? Esattamente, noi ora abbiamo fatto il tour invernale che è andato benissimo, ora abbiamo iniziato ormai da 3 date già il tour estivo e sta andando anche lui molto bene. Noi quest'anno abbiamo deciso che vorremmo presentarci a Sanremo, quindi se l'album esce prima di Natale vuol dire che non ci hanno preso Sanremo. Se invece ci hanno preso, uscirà dopo. Allora speriamo di non sentirvi prima. Esatto. Senti, quanto è diverso questo nuovo album rispetto al precedente, anche se sono tanti i precedenti, però quello prima, parliamo di quello precedente. Ok, beh, guarda, sicuramente è cresciuto come testi e come arrangiamenti, perché a noi ci piace comunque stare al passo coi tempi, quindi siamo abbastanza sound internazionale, ci piace dire, quindi è bello sentire il nostro disco proprio per questo, perché si trovano all'interno qualunque tipo di gusto, perché noi siamo 3 teste, siamo 3 a scrivere, quindi all'interno dell'album si trovano brani completamente diversi uno dall'altro proprio perché siamo in 3 a scrivere. È molto bello questo. E poi molto bella anche questa collaborazione che si è in 3 a scrivere. Senti, ma il titolo corretto del nuovo singolo, quindi sempre preceduto dall'hashtag, esatto, perché, come mai questa scelta? Perché questo, proprio per dimostrare la tecnologia che avanza, nel senso che questo hashtag è un cancelletto che è praticamente usato su Twitter e adesso da poco anche su Facebook, crea una sorta di sottogruppo di informazione, quindi basta scrivere il nostro hashtag sempre per essere il nostro singolo e sicuramente troveranno informazioni su di noi. Quindi hashtag forever, direi hashtag sempre, che è meglio, no? Esatto. Senti, ritornando invece alla tecnologia, quindi avete un bellissimo rapporto? Siete presenti? Noi siamo giornalmente sui social perché appunto ci piace anche confrontarci con i nostri fan. Noi siamo veramente, rispondiamo giornalmente a tutte le mail, richieste, anche consigli ci chiedono. Ormai i nostri fan sono veramente diventati amici, i più assidui, ecco. E che poi il rapporto più bello è proprio quello che si crea con i fans quando diventa amicizia a tutti gli effetti, no? È vero, 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 assolutamente. Quando andiamo sulle nostri spettacoli, eccetera, troviamo bene o male le facce in prima fila sono quelle che conosciamo, quindi è molto bello questo. E a proposito appunto di tecnologia, so che avete concentrato gran parte del vostro lavoro su Spotify ormai, che è comunque questa piattaforma che sta andando veramente molto molto bene. Assolutamente, abbiamo dato proprio l'anteprima del nostro singolo Sempre a Spotify, perché comunque ormai si sa, purtroppo la musica viene scaricata tantissimo illegalmente, quindi Spotify ha avuto l'idea di praticamente, o gratuitamente o comunque con un piccolo contributo, di avere tutta la playlist mondiale su un unico portale, quindi noi ne facciamo parte ovviamente. Ma c'è un messaggio particolare che volete dare attraverso la musica a coloro che vi ascoltano? Qualcosa di specifico? Noi siamo eterni romantici, quindi i nostri testi parlano il 90% d'amore, però devo dirti, cioè, bisogna, ognuno lo interpreta a modo suo. Io scrivo magari pensando una cosa, ma poi magari colui che l'ascolta si trova in una situazione magari simile oppure un pelo diverso, ma la riproduce, diciamo, su se stessa. Quindi è bello che ognuno degli ascoltatori si ritrovi un po' in quello che scriviamo. Io ti ringrazio veramente tanto, Marco, per essere stato con noi. Salutaci gli altri due componenti degli Studio 3, chiaramente, che salutiamo e che abbracciamo. Vi aspetto, allora, voglio vedervi a Sanremo a questo punto. Grazie, speriamo. Quindi, guarda, invito tutti ad andare su studio3band.com a cercare i nostri social, cliccarci, eccetera. Quindi forza Studio 3, in bocca al lupo, salutiamo tutti gli altri ragazzi. Tra pochissimo riascolteremo, subito dopo la pubblicità, nuovamente il vostro nuovo singolo. Intanto ringrazio Marco ancora una volta, ci fermiamo qualche minuto e torniamo tra pochissimo. Grazie.